Aristide Massardo presenta la sua lista per le elezioni regionali, sostenuta da Italia Viva, Più Europa e Partito Socialista Italiano. Al Banano Tsunami presenti tanti dei 30 candidati che correranno insieme all'ex preside di ingegneria della Facoltà di Genova. Tra questi, proprio a Genova, sono candidati il consigliere regionale uscente Walter Ferrando, l'avvocato Anna Pettene, la consigliera comunale Maria José Bruccoleri, l'ex assessore comunale Arcangelo Merella. Presenti anche molti candidati dalle province, come i savonesi Barbara Pasquali e Carlo Frumento o il consigliere regionale uscente di La Spezia, Iuri Michelucci. Abbiamo fatto una scommessa, ma corriamo per vincere, anche se è molto difficile, ma vogliamo dimostrare che può esserci un progetto riformista credibile e competente, ha spiegato Massardo. In 5 anni è mancata ogni programmazione in regione, il dibattito sulle infrastrutture è surreale. Si parla da 30 anni delle stesse opere, ma non si fanno in una regione isolata come la nostra. Non siamo l'antipolitica, ma la società civile che insieme a 3 partiti nazionali vuole rilanciare 3 temi decisivi: etica, competenza e trasparenza. L'obiettivo? Prendere la regione. Come in tutte le gare, noi si gioca per vincere. Aristide Massardo punta in alto e soprattutto non vuole saperne di ricomporre la frattura con centro-sinistra e Movimento 5 Stelle che appoggiano Ferruccio Sansa. Quelli rappresentano il populismo di sinistra, dice l'ex preside della Facoltà di Ingegneria. La mia candidatura non ha spaccato nulla, si difende. È stato il centro-sinistra che ha deciso di andare su Sansa. E se l'ottimismo di Massardo, che dice di puntare alla vittoria, può apparire sovrastimato, è vero anche che il professore potrebbe guadagnare un pacchetto consistente di preferenze personali grazie al meccanismo del voto disgiunto, puntando magari sui delusi della candidatura di Sansa proprio nel centro-sinistra.